Dopo quattro partite, due vittorie e due sconfitte, è tornato il pareggio, il segno X, il risultato che per le prime cinque partite aveva caratterizzato le partite del Siena. 1-1 finisce qui a Busto Arsizio tra Pro Patria e Robur Siena. Robur avanti al 40esimo del primo tempo con un colpo di testa di Russo, approfittando di uno dei vari errori del portiere di casa durante la partita. Il Siena però nel secondo tempo passa anche la difesa a 3, quindi Mignani cerca di un assetto più difensivo, ma proprio in quel momento arriva il pari di Gucci e poi la partita il risultato non si schioda. Finisce quindi 1-1, è un risultato che comunque dà continuità alla vittoria di tre giorni fa a Lucca, e come dirà Dolci tra poco ce lo ascoltiamo, alla fine sono quattro punti in due trasferte ravvicinate, da questo punto di vista non è male. Prima però di sentirci tutti i protagonisti dalla zona mista, Dolci, e dalla conferenza stampa invece gli altri, ci andiamo a vedere gli highlights di questa partita tra Pro Patria e Robur Siena. Teolin di Treviso. Questi erano gli highlights allora della partita tra Pro Patria e Robur Siena, come detto finita 1-1. Adesso ci ascoltiamo il commento da parte del mister bianconero Michele Mignani, che è stato il primo a presentarsi in conferenza stampa, cercando anche di fare un po' veloce perché insomma la trasferta, il ritorno è abbastanza lungo. Ci sentiamo Mignani, che è abbastanza soddisfatto, poi ha lasciato un ultimo commento sulla partita di domenica con l'Entella. Il primo tempo è stato molto combattuto, insomma il campo
aiutava a giocare un gran calcio perché comunque la palla schizzava, era abbastanza pesante. Il primo tempo è stato equilibrato e noi dopo il gol abbiamo perso un po' le distanze, abbiamo sofferto un pochino, abbiamo rischiato qualcosa su delle palle buttate alle spalle della nostra linea difensiva. Poi il secondo tempo abbiamo cambiato, ci siamo messi a tre dietro e probabilmente nel momento in cui la partita la stavamo gestendo abbastanza bene abbiamo preso un gol evitabile, però poi alla fine probabilmente il risultato è giusto da accettare e andiamo a casa con un punto e ci fa muovere la classifica in un recupero e adesso ci prepariamo alla prossima. La scelta di Arrigoni ha fatto molto bene, sì. Questa posizione, a parte è in crescita e si vede che sta bene, però lo può fare, no? Questo ruolo, visto che Gelli è un po' non arrivo. No, lo può fare, lo ha fatto molto bene stasera perché ha dato tempi di gioco, qualità alle giocate e poi è un agonista, uno non molla mai, è uno che mette il piede sempre dappertutto e quindi ha fatto un'ottima partita. Giocando ogni tre giorni, avendo in prospettiva diverse partite, era giusto far riposare qualcuno e comunque vedere altri. I segnali sono stati positivi, dobbiamo ancora crescere perché adesso è un momento in cui non siamo né carne né pesce. La possibilità di lavorare non l'abbiamo in settimana perché si gioca continuamente, quindi in questo momento è più importante il recupero che l'allenamento. Dobbiamo prendere quello che in questo momento riusciamo a dare, cercare di guardare le cose positive, cercare di commettere meno errori, di essere un pochino più puliti nella gestione della palla, anche se ti ripeto stasera non era facile viste anche le condizioni del campo, però lo accettiamo questo punto e ci prepariamo per domenica. Le condizioni del campo è da motivare la scelta di dei pochi minuti di Ramo che di Livio non utilizzato, Sì, in linea di massima sì, poi si fanno delle valutazioni in funzione della partita. E comunque la scelta era quella di tenere una punta di peso in avanti e quindi la sostituzione di Cianci con gli Ozzi era per fare un cambio di questo genere e comunque Fabbro stava bene, era pericoloso, era in fiducia e volevo avere un centrocampo con tre centrocampisti puri, per cui non ho forzato il fatto di mettere Aramu con due centrocampisti soli. Diciamo cosa, Imperiale è uscito? Sì, Imperiale ha preso un contraccolpo sul corpo, sul collo, scusa, ma mi sembra che sia una notizia confortante da parte dei medici. Dentella è una sfida di più, c'è anche curiosità nell'affrontare questa squadra che sta dicendo sempre. Sì, Dentella è una squadra forte, Dentella è una squadra attrezzata per fare un campionato diverso, fino all'ultimo ci ha sperato, è una squadra che in questo momento sta tritando tutte le squadre che incontra, deve diventare una partita stimolante sotto certi aspetti, ma deve diventare una partita dove noi crediamo di poter fare del male all'Entella, perché sennò è inutile andare a giocare. Io ho la convinzione che domenica ci prepareremo per fare una grande partita. A Guberti, magari voi non conoscete il nostro modo di giocare, Guberti quando non trova spazio dietro le linee, perché comunque la Pro Patria, essendo una squadra molto organizzata, chiude le linee di passaggio e allora Guberti va a cercarsi dello spazio in ampiezza per creare superiorità numerica con l'inserimento dei terzini e l'inserimento magari delle mezzale di parte dove lui si apre. Secondo me l'ha fatto discretamente, nella partita precedente è riuscito a mettere una palla importante per far gol, oggi non l'ha trovato, però lo facciamo quando non c'è spazio dentro per cercare di aprire, per cercare superiorità numerica sugli esterni. Ivan Javorčić era squalificato, l'allenatore della Pro Patria, per due giornate, questa e quella prossima, e quindi in panchina, e ha fatto anche le scelte tattiche di sostituzione, ci è andato il vice Sala. Ce lo sentiamo in conferenza stampa.
Beh, innanzitutto faccio complimenti ai ragazzi perché hanno reagito veramente da grande squadra e da grandi uomini quali sono. Abbiamo la fortuna di vederli tutti i giorni lavorare, sappiamo quanto ci tengono, sappiamo quanti sacrifici fanno, oltre all'allenamento normale. E questo posso dirlo chiaramente perché abbiamo appunto la fortuna di vederli tutti i giorni. Non è stato difficile preparare questa partita perché sappiamo quanto ci tengono e quanta rabbia c'era in corpo dopo la partita di Piacenza. Sono stati bravi loro a trasformarla sul campo e a dare veramente un buon segnale a tutto l'ambiente. Assolutamente sì, sono contento per loro perché hanno veramente dato tanto. Posso dire anche, magari un po' di rammarico c'è perché, vista la prestazione, a mio avviso avrebbero meritato anche i 3 punti. Io, il mister, tutto lo staff abbiamo un grande gruppo di lavoro e abbiamo un'ottima collaborazione. C'è stata ovviamente no? una discussione prima della partita, durante gli allenamenti, però mi ha lasciato libera scelta sui cambi e tutto quanto, per cui sempre in piena collaborazione con lui ovviamente. E un ringraziamento che gli voglio dare al mister perché stiamo crescendo come gruppo e ovviamente anche come staff, e il merito è soprattutto suo. Abbiamo parlato assieme, ovviamente la scelta l'abbiamo fatta prima con mister Javorvic, visto i 3 impegni che abbiamo in questa settimana. E ovviamente far girare un po' di giocatori è l'obiettivo per poter proseguire meglio il campionato. È impensabile poter schierare sempre gli stessi 11 per 2 partite o 3. Fortunatamente poi, dopo la sconfitta di Piacenza, il calendario ci ha dato subito l'opportunità di rifarci e benvengano queste partite. Ripeto, abbiamo fatto un'ottima gara contro un'ottima squadra e non è da sottovalutare, quindi complimenti vanno tutti ai ragazzi. Abbiamo anche la fortuna in questa settimana di poter recuperare anche i nostri infortunati e ci daranno sicuramente una mano, per cui siamo un ottimo gruppo, lavoriamo veramente sodo, ci teniamo e quando poi magari vengono i risultati siamo i primi noi ad essere contenti per questi ragazzi. Abbiamo giocato contro un'ottima squadra, a livello qualitativo sapevamo che era forte, sapevamo anche che si poteva schierare con una difesa 4 o con una difesa 3 e quindi sapevamo benissimo quali erano gli aspetti di difficoltà che avremmo potuto incontrare durante la partita. Direi che la squadra, parlo della Propatria, ha reagito molto bene. Per quanto riguarda il Siena, preferisco parlare della mia squadra.